Consulenza 18, siamo con Mathieu David, Head of Italia Branch di Candriam. Dottor David, qui a Consulenza la vostra società ha organizzato una conferenza sul tema degli investimenti sostenibili. Di cosa avete parlato? Abbiamo parlato di un trend che sta caratterizzando il mercato ormai da più di un anno, un trend forte, che vede sia gli investitori finali sia gli operatori di conseguenza interessatissimi al tema di investimento, e quindi abbiamo parlato di questo. Abbiamo detto che è importantissimo da parte degli asset manager che offrono una risposta a questa domanda farlo in modo assolutamente professionale e con esperienza. Candriam lo fa da 20 anni, è una società che è stata tra le prime a firmare la carta ONU dei principi per investimenti responsabili, ha lanciato 20 anni fa il primo fondo in questo campo, quindi crediamo di avere un'esperienza profonda di questo approccio agli investimenti, e quindi offriamo ai clienti delle risposte piuttosto concrete, sia in termini di soluzioni di investimento. Abbiamo una gamma molto estesa che va da azionario, obbligazionario a fondi bilanciati, ma abbiamo anche creato recentemente, perché pensiamo che le scelte possono essere fatte soltanto se c'è una buona preparazione, una comprensione di quello che si sta facendo, abbiamo lanciato alla fine dello scorso anno un'iniziativa formativa che si chiama Candriam Academy, che è una piattaforma online assolutamente gratuita e aperta a tutti, quindi universale, che comprende una montare di informazioni molto importante sulla finanza sostenibile in senso lato, con anche dei moduli di formazione per i consulenti finanziari che sono in corso di certificazione da parte dell'EFPA, quindi varranno anche come crediti per il mantenimento del proprio certificato. Quindi cerchiamo di dare una risposta a tutto un tondo alla domanda, sì, molto forte, sia in termini di soluzione che di formazione. Ecco, questa strategia di puntare anche su prodotti legati a investimenti sostenibili è legato anche ad alcuni trend, in particolare 4 macro trend che avete individuato diciamo condizioneranno l'andamento dei mercati globali e degli investimenti nei prossimi decenni. Ecco, quali sono? È proprio così, a noi piace veicolare dei messaggi che siano semplici quando ci rivolgiamo ai nostri partner, ai nostri clienti, quindi avendo una gamma piuttosto ampia ci è sembrato utile per appunto avere una comunicazione impattante e efficace veicolare questa gamma o introdurla attraverso 4 megatrend che sono effettivamente dei fenomeni, ce ne sono stati nel passato, che condizioneranno la nostra vita, lo sviluppo dell'economia, il mondo che ci circonda e quindi le scelte anche di investimento, creando notevoli opportunità da questo punto di vista. 4 megatrend che Candriam ha individuato sono quelli legati alla demografia in senso lato, e parliamo di urbanizzazione e di invecchiamento della popolazione, parliamo di progresso tecnologico, quindi la robotica e le biotecnologie, che a guardarci bene è un megatrend già in atto nella nostra vita, sempre di più l'automazione sta entrando a vari livelli. Il terzo megatrend riguarda le economie emergenti, quindi via di sviluppo, che si prevede a orizzonte 2050 supereranno il contributo dei paesi sviluppati al PIL mondiale. E poi il terzo, che si ricollega a quello che discutevamo poc'anzi, le questioni ambientali, quindi toccando il tema della responsabilità e della sostenibilità degli investimenti, che è forse il tema che è più vicino alle persone, perché ci sono dei dati o delle evidenze che sono sotto gli occhi di tutti, il riscaldamento globale che ovviamente ha delle conseguenze sulla biodiversità, sul livello del mare, insomma le persone ne sentono parlare, le nuove generazioni hanno anche una scala valoriale che si sposa molto bene con questo tipo di questioni, quindi questo 4 megatrend effettivamente è molto importante per noi. Allora, grazie a Mathieu David per essere stato con noi. Grazie a voi.